Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video sono successe un po' di cosette strane. Mentre stavamo andando da Basil c'è stato un po' di tutorial su come funzionano le emozioni, come attaccare i nemici, mosse speciali e quant'altro. E siamo entrati quindi nella casa di Basil, vive in una specie di scarpa stivale. E è successo qualcosa, ha visto una foto di Mari. E non lo so, sembra che sia stato posseduto o una cosa del genere. E ci siamo all'improvviso risvegliati ci siamo risvegliati nella stanza bianca. Non potevo fare nulla se non accoltellarmi. Mi sono accoltellato e mi sono risvegliato in questa casa, nel letto, e con un messaggio di nostra madre in segreteria che ci diceva che stavamo traslocando e tutto il resto. Va bene. Ora mi chiede se voglio scendere le scale. Ho girato un pochetto e non c'è praticamente nulla se non la nostra stanza, il bagno. A questo punto non posso fare altro, scendiamo le scale. Cosa? No, non vuole scendere le scale. Cosa? Non vuoi guardare in basso? Torno in camera mia? Vado a dormire allora. Non è che posso fare molto altro. Sì, il nostro personaggio effettivamente ha fame, ma... Oh. Un inquietante bagliore rosso proveniente dall'esterno. Ti senti stranamente attirato da esso? Allora, io ora dovrei provare a scendere un'altra volta, no? Eccoci qui. Oh, e sì, vabbè, che quanto sono lunghe queste scale. Ah, devo andare io proprio. Bene, pensavo scendessero. Ora capisco perché non volesse scendere. È molto chiaro. Salve, io sono qui solo di passaggio. Sì, non funziona a quanto pare. Oh, il coltello? Ok. Raccoglilo, raccoglilo. Equipaggiamento. Ma sembra che ce l'abbia già equipaggiato, come sempre. Ok, le voci si sono fermate. Che cacchio è quella? Cioè, ok, le mani finte, ma questa è vera. Devo continuare a scendere. Non posso. Non mi sta raggiungendo, mi sta raggiungendo. Porca miseria, ma che è? Attacco? Abilità? No, non c'ho niente. Abilità? Attacco? Qualcosa spinge Sunny. E non posso scappare. E sono impaurito. Ma che roba è? Soprattutto perché ha paura? Ha paura del buio. Ok, attenzione. Sunny. E non posso scappare ancora. Qualcosa provoca Sunny mentre... L'attacco di Sunny è inefficace. Ah, ma sta succedendo qualcosa? Respira profondamente. Non aver paura. Non è così spaventoso come credi. Ti riprendi e ricordi come riacquistare la calma, ok? Non... Abilità, ecco, abilità, abilità, ecco. Mi sembrava strano, infatti. Sunny recupera 40 di vita. Ma perché l'abilità? Oppure perché la calma si è calmata e quindi ha capito che il buio non è reale quello che sta accadendo. Ma erano due gradini, erano. Vabbè, sì, mo vado. Stai buono. Medikit? Ok, sì, effettivamente quello era. Ma va bene, cioè, fammi esplorare, ho capito che hai fame, però non è che muori all'istante. Che è qua, il cane che ha fatto pipì? Vabbè, ho capito, va bene, vado in cucina. Sarà di qua la cucina? Perché la cucina è di qua e non da qui sotto? Vabbè, va bene così, va bene così. Prendiamo un coltello, perché serve per tagliare il pane. Coltello da cucina. Per tagliare il pane, spalmare la maionese o la mostarda, quello che vi pare.
Trovo una bistecca fredda. Vabbè, però. Forse prima dovresti riscaldarla. Ok, ma forno a microonde, ma non ci penso proprio. Ragazzi, non scaldate mai una bistecca già cotta nel forno a microonde. Non lo dovete fare proprio. Prendete una padella, un filo d'olio, mettete a fuoco medio e aspettate che si riscaldi per benino. Ok, una buonissima bistecca, vuoi mangiarne un po'? Certo, bistecca è buona, oh. La carne. Classica bistecca di manzo Kobe A5 proprio. Quella più costosa, giustamente. Questa poi dovrebbe essere un entrecot, se non sbaglio. Il taglio mi pare quel. Mamma mia. Il tuo stomaco non sembra aver gradito. Ma scusa. C'è il cagotto. Andiamo. Mamma mia, poverino. Si è mangiato una bistecca, ma non può neanche tranquillo. O ha vomitato o ha espulso liquido. Perché da qui. Ecco, hai vomitato. Perfetto. Ok, ora c'è più luce. E vediamo meglio il personaggio. Probabilmente sì, si è fatto un pochino più giorno rispetto a prima. Oppure. Ti aspetti? Vabbè, devo andare forza ad aprire la porta. Vabbè, ho capito, ho capito. Ehi, sto arrivando! Chi è quel mono che bussa alla porta? Ah, è Mari. Ok, ciao Mari. Sono finalmente tornata a casa, ma ho dimenticato le chiavi. Potresti aprirmi la porta? Cosa vuoi fare? Non ho capito, ma. Non fare nulla. Sunny, ci sei? Ho tanto freddo. Non mi riporta. Perché? No. No. E infatti no. Qui dietro niente. Provo un attimino a fare un altro giro qui, ma non credo ci sia qualcos'altro. Ed infatti. Posso andare qua finalmente? Niente, qui non ci si può proprio andare. Non so se tornare a dormire o. Se posso attivare la scena del bagno come nel trailer. Niente, quella scena mi ha intrigato particolarmente, quindi ora vorrei provare a triggerarla, ma niente da fare. Dunque, Mari è rimasta fuori. Andiamo a dormire. Oh. Ah, è finita la notte, bene. Oh. Ah, lo spazio bianco. Beh, l'ho chiamata stanza bianca, ma ok. Per quel che ti. Cosa? Aspetta, ma questo è quello che c'è detto all'inizio. No, di nuovo qui. Sto aspettando che succeda qualcosa, sì. Oh! Cosa? Premi. I tasti per riempire gli spazi bianchi. I tasti sbagliati andranno in alto a destra. Impiccato. Ah, devo trovare le lettere! Devo trovare le lettere! Ho capito. Ok, qualcosa è accaduto. Cos'è? Stranamente, in basso istintivamente ci sono andato. Ah, mi dai i posti. Ah no, questa è la mappa del gioco. Pensavo ai posti. Bello! Bellissimo il posto, proprio RPG classico, bello. Vabbè, per gli RPG sono malato. Ok, bene. Il portatile niente, mi riporta sempre qui. I disegni, bene o male, mi sembrano sempre gli stessi. Ah, la bistecca c'è. O forse c'era anche prima, non mi ricordo. Niente, lì c'è qualcosina. Posso andare, mi sa. Per ora mi chiedo cosa sarebbe successo se avessi aperto a Mari? Potrei fare un salvataggio su un altro spazio vuoto e poi ricaricare questo
e vedere che succede. I miei amici. Oh mo, grazie al cielo sei qui. Hai visto, Basil? Non riusciamo a trovare da nessuna parte. Sì, l'enfasi era diversa. Dovremmo andare a dire a Mari che stai bene. Era molto preoccupata. Ma veramente Mari si è presentata a casa. Vabbè. Forse questo è un sogno. Oh, dammi la Lowance, serpente. Ecco la paghetta. 200 vo. Vai, mamma mia, tantissimo. Sono ricco. Ah, eccolo qui la prima lettera. Vicino a un ceppo ci diceva. Quindi là l'abbiamo trovata. 13 tasti rimasti in questa zona? Ma sono tantissimi. Ma stiamo rivivendo quello che è già successo, più o meno? Amori, stai bene. Ok. Non farmi preoccupare così. Probabilmente è nostra sorella lei. Da come ci ha abbracciato e da come ci ha parlato. Dov'è Basil? Non è con... Oppure è semplicemente una nostra grande amica, non lo so. Non è con te, Omori? No, Basil non è con me. L'ultima cosa che ricordo è di stare riordinando le foto con Basil a casa sua, ecco. E l'altra cosa che so è che un attimo dopo mi sono svegliato nella stanza del vicino con Aubrey e Kel. E non va bene. Almeno abbiamo trovato te, Omori. Ah, sì, probabilmente era solo preoccupata per noi, Mary, dai. Ma spero che Basil stia bene. Chi la proteggerà se non siamo insieme? Ah, però aspetta! È sì che è nostra sorella! Ci ha chiesto di aprire la porta di casa. E sono tornata, ci ha detto, quindi è nostra sorella per forza. Non essere così deprimente, Aubrey. Troveremo Basil sicuramente. Hai assolutamente ragione, Kel. È in momenti come questi che dobbiamo restare positivi. Allora... Perché non torniamo a casa di Basil? Potrebbe essersi dimenticato qualcosa. Va bene. Lei non ci segue mai nell'avventura. Vabbè, la guardiana l'ho detto l'altra volta. Allora, voglio salvare. Salva, ma lo salvo qui sotto. E carico questo, carico. Voglio vedere che succede se apro la porta. Ho paura di scoprirlo, però. Apro la porta. Madonna. Ah. Boh. Ma è entrata? Ho sentito un rumore. Ma no, aspetta. No. Ok, boh. Non lo so, ragazzi, è molto strano. Mamma mia. Allora, quella non era sicuramente Mari. Non poteva essere lei, giusto? Eccolo, eccolo. Ah, non mi sembra fosse questo quello del trailer, ma aspetta, ora ci segue qui. Ora non c'è più. Va bene, penso di poter andare tranquillamente a dormire ora, giusto? Vediamo un po' se cambia qualcosa però rispetto a quello che è successo prima. Perché ora abbiamo aperto la porta e quella cosa dovrebbe se averci seguito, anche se poi quando ho guardato nello specchio una seconda volta non c'era più. Potrebbe... Ok, essere la stessa cosa. Ma... Questo salvataggio comunque me lo tengo. Magari potrebbe significare qualcosa come potrebbe non significare nulla. Anzi, penso quasi che magari continuerò questo, continuerò. Ad ogni modo, penso che per questo video è tutto. Non è successo granché, non ho giocato molto. Però... Beh... Diciamo che mi è bastato quello che è successo, seppur poco. Mamma mia. Chi era quella figura? Perché ha finto di essersi Mari? Forse voleva semplicemente introfilarsi. Aspetta, ci conosce però. Perché
Perché sa che abitiamo lì, sa chi è Mari. Quindi probabilmente conosce la nostra famiglia. Ma più che altro cos'era quella luce rossa? Secondo me Sunny ha le allucinazioni. Oppure Mari è un mostro. Cosa che ritengo alquanto improbabile però. Bene, allora termino qui l'episodio. Nel prossimo tornerò a casa di Basil, vedrò che cosa è successo e c'è uno specchio fluttuante che non vedo l'ora di scoprire. Nel prossimo appuntamento. Bene, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.